però il paziente mi chiude tutto il mio lavoro. Quindi una volta che ho fatto questa operazione, andiamo sul piatto, adesso vedo che sono più vicini questi elementi. Ok, a questo punto io proviamo a stamparlo, quanto meno mi piaceva di far partire la macchina. Arrivato a questo punto vedo tutto sistemato, l'anteprima diciamo che va bene, questa qui abbiamo visto veramente. Potrei decidere anche la posizione all'interno del piatto, assolutamente centrato. Adesso ti dico esporto di conto da questo vettore, ovvero converti in linguaggio macchina il mio modello 3D. Vado su desktop, salvo. Ok. Sta caricando tutto. Chiudo. Questo qui è il G-code, questo file. Questo mi vuole mettere su un piano. Chiaramente in classe, se avete il cliente LAN, dal browser con la navigata, mettete il PID della macchina, comprate la hashtag della macchina e caricate il file direttamente sulla macchina. Allora, sono senza posto di USB, però qualcosa. Mi trovo le cartelle che avevo dentro la chiavetta, scendo sotto e un vino corretto, lo seleziono e mi dice se voglio confermare o cancellare il file. Ti dico conferma. Mi chiede la velocità. Ora, soprattutto all'inizio, quando iniziate a fare un lavoro, non mettete la velocità a 100, quella che chiamiamo la velocità di crociera, cioè una volta che il lavoro è partito, lo portate anche a 100 e lui avanza. Nella fase iniziale usate la velocità intorno a 60. Perché è proprio quel momento in cui si crea il grip, cioè il vostro oggetto è piatto, se il gioco va velocemente, se il gioco va velocemente, rischiate che si trascina il materiale dietro e non aggancia. Allora, quindi... Stefano, la casa. Sto mostrando a 60, avanti, inizia la fase di preriscaldamento, devo riscaldare sia il piatto, perché se il piatto è caldo si aggancia il materiale, se il piatto è freddo arriva qualcosa di caldo, si crea uno shock termico e si crea una soluzione di continuità. Allora, il piatto è a 28 gradi e sta iniziando a riscaldare, 29, è impostato un piatto a 40 gradi, quindi quando lui raggiungerà 40 gradi mi dirà ok, mi faccio partire la stampa. Nel frattempo lo aspettiamo, mi devo riscaldare anche lo strusciolo. Come? Si scalda il piatto ma anche lo strusciolo? Sì, sì. Il piatto 60 del strusciolo è impostato a no, di più, il lavento piatto 210. Sì, sta riscaldando, non c'è scritto, ma l'esplorare è venuto su 240. Allora, se la tocca riscontate due informazioni: e se le mie risorse sono scadenti, a scuola non ho soldi, non ho possibilità di avere una stampata 3D, anche quella da 200 euro costa caro. Cosa posso fare per aiutare i miei studenti a sviluppare questa competenza? Non so se in commercio avete visto le penne 3D. Io sinceramente non ne ho parlato e non me ne parlo, perché secondo me è soltanto una riproposizione di quello che si faceva una volta con quello che trovi a casa a buon prezzo. Invece voglio far vedere questo qui. Qualcuno lo conosce?
fa pure un programma molto importante, perché mi dà la possibilità di caricare un modello 3D, quindi anche quelli scaricati dei soldi simili che ho fatto vedere prima, no? Carico il modello 3D dentro, che fa pure lo elabora e mi fa lo svolgimento in piano dell'oggetto, che significa uno di quei metri, come? L'agile, sì, uno di quei metri, ma sia per cura dei modelli sia per il sviluppo di software. Di superfici in piano? Non l'ho utilizzato. Sì, per l'aspetto auto, vabbè, sì, conosco per noi, ma non l'ho utilizzato. Seconda cosa che si può fare. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo prendere un modello 3D, convertirlo in fogli di taglio, tutti numerati con delle linguette molto prestigiose. Ma questa è un dato? Questa è un software di strategia sul computer. Software? Sì, ti chiamo fattura, ti può pure pesare. Ho vantaggio vecchio, io per esempio l'ho utilizzato, ho spiegato questa, abbiamo fatto questa utilizzata per chiudere l'oggetto. Cosa è successo? Io non sapevo che ci sarebbe stato soltanto per capire. Allora gli ho detto che il protocollo volevo che loro facciano un modello 3D con l'altro carto del film, però anche l'altro che sono un piccolo dopodiché il modello 3D lo porto tutto questo programma, generi l'elemento in piano, ti armi di santo presenza, tagli più per le linguette, i più i colli e hai tutto il veramente ci sono anche dei lavori vuoi fare questo qui per esempio e fatto una fattura. Chiaramente la lavora standard è tagliare, piegare, mollare. Quindi questo qui è chiaramente attività collaborativa. Non posso pensare che uno studente si ritagli quattro sta qualche settimana a tagliarsi i pezzettini di carta. Quindi divido. Il mio figlio l'ha fatta, si fa tutta una maschera con questi fogli qua. Sì. Chiaramente se uso cartoncino non è più resistente. Poi, inutile dirlo, ci stanno veramente le scuole di lavoro lì dentro. Che dico, beh, molto che fuori il cartone, ti spiego come ottenere la tua resina. E quindi le tratti con delle sostanze, poi metti i passi da resina, metti dei fogli di resina, altro strato di resina, strato su strato, poi alla fine con un seghetto grigio per tagliare gli occhi, se fai una maschera, poi la puoi verniciare con uno smalto, puoi fare di tutto di quello. Ok? E quindi ti dà collaborativo, questi qui sono i riferimenti che voi vi guardate con calma, sostanzialmente sono gli archivi che raccontano un po' il alcune cose sulla stampa 3D. E infine i miei contatti. Scrivetemi senza problemi, quando avete voglia di avere un confronto sulla stampa 3D, se avete un problema, se avete dei dubbi, oppure visitate il sito questo qui, dove quando volete ritagli di tempo potete andare a vedere il didattico. Magari trovate qualcosa che vi può tornare utile. Va bene, a questo punto il filamento è 217, 218 deve arrivare a 230, adesso è 223. Velocità 60%, piatto a 40 gradi e la temperatura corretta, il lavoro è iniziato. Il piatto l'ho visto, è salito sopra. Adesso succede il 3 più 8, si può moltiplicare, magari la tutto io perché non sta venendo bene il lavoro. Cioè se il primo giro non viene fatto bene, non ha senso continuare. Se questo è l'oggetto, io prima di realizzare l'oggetto faccio creare una serie di giri attorno, quelli che abbiamo chiamato prima script, questi giri li faccio creare per vedere cosa succede. Se questi qui non vanno a buon fine, non ha senso che faccio partire il conto di un dato, perché sicuramente sarà rovinato, avrà qualche problema. E allora ci può sistemare, riprovare, 1, 2, 3, 5. Se continuo che non esco fuori, forse il problema è il modello per me. Quindi si risale il modello. Quindi, complessivamente io sono andato 15 minuti oggi, almeno 2 ore di capito che abbiamo fatto. Può tornare indietro nella slide? Sì. Ecco. Sì, comunque le slide le trovate sull'altra.permissa. Ah, lì si trovano. Sì, adesso non ci sono, le caricherò in questi giorni. Questo rumore, la macchina non è molto buona.